Continuiamo a lavorare sulla coordinazione tra mani e piedi, con 4 nuovi esercizi da suonare su tutto il set. Questo ti darà nuove idee per ritmi o lanci. A proposito di lanci, tieni presente che tu sino ad ora li hai suonati soltanto con le mani, mentre adesso devi cominciare a inserire la cassa. Questo ti darà sicuramente maggiori possibilità timbriche ed energia a livello sonoro. La fase successiva consiste nel cominciare a inserire quindi la cassa nei lanci. Comincia con figure molto semplici. Ora ti mostrerò qualche esempio. Un'ultima precisazione. Avrai notato che alcune volte ho suonato sui tamburi con entrambe le mani contemporaneamente. Ho eseguito un rudimento che si chiama FLEM e che studieremo analiticamente più avanti. Voglio comunque darti un accenno dicendoti che questo colpo viene eseguito per dare maggiore energia ritmica. E il concetto fondamentale su cui si basa è quello di anticipare leggermente con la mano opposta un colpo principale di mano destra o sinistra. Ora ti mostrerò come arrivare ad eseguire il FLEM.